100 alunni delle scuole napoletane a Reggio Emilia, il compito è ridisegnare le opere dei grandi protagonisti della mostra L'arte inquieta. A Reggio Emilia è culminato con la visita a una mostra d'arte il progetto educativo che ha coinvolto bambini dei quartieri spagnoli di Napoli. Giulia Bondi. Voi ragazzi avete avuto la fortuna di aver ricevuto questi frammenti e aver continuato l'opera di grandi artisti. Sono 100 giovanissimi sguardi concentrati e curiosi a reinterpretare le 140 opere della mostra L'arte inquieta, da Paul Klee ad Anselm Kiefer a Palazzo Magnani di Reggio Emilia. Dei pittori ci hanno scritto delle lettere e ci hanno mandato dei frammenti di questi dipinti qui. E noi non sapevamo come era fatto tutto intero questo dipinto, quindi dovevamo completarli come lo volevamo noi. L'incontro tra gli alunni e le opere d'arte sancisce un percorso avviato a novembre nelle scuole primarie dalla parte dei bambini, gestite a Napoli da Focus, la Fondazione Quartieri Spagnoli. Ho voluto completarlo con un ricordo che avevo dell'infanzia. A vederlo così mi sembravano delle persone che scappavano. Mi sembra inquieto anche a vederlo. E la visita dei bambini, salutati anche dal sindaco, è anche l'occasione per sancire con un protocollo la collaborazione trentennale tra il progetto educativo napoletano e la Fondazione Reggio Children. Sono due fondazioni dalla parte dei bambini, entrambe con alcuni obiettivi chiari, tra cui comune, quello contro la povertà educativa. L'arte può fare molto perché è come educare al bello, educare anche al guardare oltre le apparenze. L'arte secondo me serve a mostrare le tue idee al mondo attraverso un'idea tutta tua.